Ciao a tutti, bentornati. Sono tornata finalmente, è passato un po' di tempo, è passata l'estate, ho terminato le mie vacanze, sono tornata alla mia normale vita, quindi anche a girare video perché non ho avuto tempo, modo, sono stata fuori da metà agosto fino ai primi di settembre, quindi ho dovuto rimettere in sesto un po' tutto, ma sono tornata. Sono tornata anche con un nuovo look, avrete notato il mio taglio netto dei capelli, ero arrivata ad un punto in cui non potevo più stare in quello stato. Perché i miei capelli erano molto rovinati, le lunghezze si facevano sempre più drastiche, quindi ho dovuto tagliare e fare un bel taglionetto. Non mi ci sto trovando male, mi piaccio anche abbastanza, quindi per il momento non mi sono pentita, anche perché ho pentita o meno, dovevo farlo perché non potevo andare in giro in quello stato. Bene, torniamo come sempre con lo spacchettamento delle beauty box di Look Fantastic. Questa volta c'è una beauty box speciale perché è il compleanno delle box di Look Fantastic, o penso di Look Fantastic in generale, quindi tutte le box di settembre hanno questa edizione speciale del compleanno appunto di Look Fantastic, come penso anche un gadget per noi, a parte la bellezza della box di questo mese che mi piace tantissimo. Andiamola a spacchettare. Credo che l'ultimo video che ho girato è stata proprio una beauty box, non vi ho ancora girato i preferiti, lo so, devo rimediare assolutamente quanto prima. C'è come sempre anche il catalogo, finalmente tornato dal mese scorso, c'è anche uno spoiler del mese successivo che vedo essere un lucido di By Terry, questa cosa mi piace tanto. Sì, dovrebbe essere un balsamo labbra di By Terry, che non mi dispiace assolutamente, anzi, che sicuramente apprezzerò. Andiamo però ad aprire la box di questo mese con i classici prodotti. Anche questo mese, penso che da due mesi a questa parte, continuino sempre a fare le box differenti, cioè a cambiare qualche prodottino, credo, almeno quello che mi è parso di capire. Qualche prodotto varia da box a box. In ogni caso, andiamo a vedere i nostri prodotti. Dovrebbe esserci tra l'altro anche un prodotto in più questo mese, un regalino, come vi dicevo, però i classici sei prodotti ci sono sempre, e come sempre mi cade qualcosa. Ho recuperato il prodottino caduto e partiamo proprio da lui. Allora, primo prodotto è questo bel pennellino della Luxy Beauty, il numero 209, Large Shader. È un pennello da applicazione, mi sembra da applicazione ombretto o anche magari da correttore, però lo vedo più come ombretto. Molto carino il pennello, tra l'altro non conosco questo brand, non ho mai provato nulla di questo brand, questi pennelli in particolare, ma ho sentito dire cose positive, quindi mai male non è, i pennelli sono sempre i benvenuti nella nostra beauty collection. Altro prodotto di cui sono molto contenta perché mi piace un sacco questo brand è questo prodotto della Elemis, ed è un una crema viso anti-aging, 15 ml, anche anti-rughe, una crema giorno anti-rughe, quindi 15 ml. Andiamo a vedere anche a sentire la profumazione. Io ho già provato il prodotto contorno occhi della Elemis e mi è piaciuto tantissimo, è un prodotto trattamento sempre anti-age e quindi sono molto molto contenta, ve lo faccio vedere un po' meglio. E questi prodotti qui li trovo davvero molto molto validi, quindi stracontenta di aver trovato questa bella crema. Poi altro prodotto è questo qui della Espa, tra l'altro dei bei brand in questa box, ed è la crema e la maschera per capelli Pink Hair and Sculpt Mud, ed è un trattamento maschera per andare a nutrire i capelli. Vediamo un attimino anche la profumazione, anche abbastanza forte. Questa penso sia la maschera rosa per capelli, quindi penso vada in realtà applicata e tenuta in posa per 20 minuti, infatti massaggiare il cuoio capelluto e toglierla dopo 20 minuti. Ok, bene bene, ve la mostro anche da vicino. Tra l'altro
questo prodotto qui, non so se avete visto su Look Fantastic, che se bazzicate su Look Fantastic, se avete la newsletter, questo mese c'era anche una box in edizione limitata di tutto di questo marchio qui della Espa, e c'era anche in versione full size, perché questa qui era 30 ml, questa maschera per capelli che mi aveva incuriosita, tanto che ero molto indecisa se prendere anche quella box in edizione limitata, perché appunto, ripeto, è un brand molto molto valido e all'interno ci sono prodotti abbastanza validi, però avevo sentito dire che all'interno della box di questo mese ci sarebbero stati dei prodotti di Espa, tra cui quella maschera e credo l'acqua micellare, e sono molto contenta di aver trovato questo prodotto, anche perché, come sapete, sono contenta di aver, cioè, o meglio, sono molto alla ricerca di prodotti per capelli che facciano bene i miei capelli. Devo aggiornarvi anche sulla mia hair care routine, perché ho cambiato qualche prodotto e volevo appunto parlarvi anche di quella che ho messo in pratica negli ultimi mesi, di quali prodotti mi sono piaciuti, quali invece vi sconsiglio, almeno per la mia situazione non sono stati granché, quindi vi aggiornerò sicuramente. Comunque, tornando a noi, questo prodotto sono contenta di averlo trovato e sono ancora indecisa se acquistare quella box o meno. Ho acquistato il calendario dell'avvento di Look Fantastic. Ho delle idee in mente, non so se spacchettarlo con voi in un solo video o se suddividerlo, non lo so, ci sto pensando, ma sono stracuriosa che mi arrivi. Ho anche lì qualche spoiler di cui sono molto contenta, quindi vedremo anche il calendario dell'avvento di Look Fantastic. Allora, altro prodotto, anche di questo sono molto contenta. Questa box devo dire che mi sta piacendo tanto, prodotti molto validi. C'è questa matita per le labbra di Diego Dalla Palma, la numero 80, vedo un rosa, un rosato freddo, che devo dire, un malva, che devo dire mi piace, perché è uno di quei colori che mi sta bene, che mi piace, che utilizzo. È un formato mini, credo, anche se non mi sembra proprio piccola come matita, formato medio. Quindi sono molto contenta. Bene, bene anche di questo prodotto. Sapete, io i prodotti labbra li adoro, mi piacciono tanto. Altro prodotto che non mi aspettavo di trovare è un prodotto di La Masca, molto molto piccolo, però te lo facciamo andare bene. È un illuminante ed è questo qui, non so se abbia un colore, un illuminante, vediamo, no, non lo specifica bene, è davvero molto piccolo, il packaging è questo qui, come vedete, piccolino, abbastanza piccino, da quanto? 2 grammi, quindi pochissimo, ed è questo dorato molto molto bello, ve lo faccio vedere anche da vicino, questo champagne più che dorato, io direi più champagne, andiamola a swatchare un attimino e vediamo se ci piace. Ci sembra anche, non so se si vede dalla camera, abbastanza pigmentato, ma neanche troppo esagerato. Spero si veda, sì, si vede. Mi sembra abbastanza illuminante. Bene, bene, contenta anche di lui, anche perché gli illuminanti mi piacciono, ecco. Poi, altro prodotto, questo è un prodotto novità per me, perché non utilizzo questa tipologia di prodotto e ero anche curiosa, perché li vedo spesso sui siti di beauty, quindi ma mai mi sono interessata più di tanto, quindi anche un modo per provare prodotti che probabilmente io ignoro, comunque non ci faccio più di tanto caso, non mi interesso, ecco. Lo andiamo a vedere, è un roll per il viso che va a massaggiare, anche qui dobbiamo fare attenzione a farlo venire fuori, eccolo. Allora, vediamo se ci dice qualcosa in particolare. È del brand Brushworks. Vediamo se ci dice qualcosa in particolare, se ci specifica che tipo di pietra è questa qui. Allora, in realtà andrebbe utilizzato, per quello che so, ripeto, non sono molto esperta, andrebbe utilizzato proprio nella zona dall'interno verso l'esterno, possibilmente. C'è l'ambulanza intanto, possibilmente tenuto anche abbastanza freddo, perché va a stimolare anche la circolazione, quindi se è freddo anche meglio, dall'interno verso l'esterno, con questa tipologia di massaggi, sempre dall'interno verso l'esterno,
su tutto il viso. La parte magari un po' più piccolina, forse per la parte del contorno occhi, per le parti un po' più piccoline. Non so se è il caso anche di utilizzarlo con una crema o un siero, devo informarmi meglio. Penso che associato ad un siero o una crema possa andare bene, magari andandolo a spalmare con questa tipologia di prodotto. E proveremo anche questo aggeggino qui. Vedremo se in realtà sono utili o se in realtà sono inutili, insomma, vedremo. Io penso di avervi mostrato tutto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 prodotti, ma eccolo, c'è anche il piccolo gadget che Look Fantastic ci ha messo all'interno di questa box ed è praticamente, vediamolo meglio. Ah, ok, è il prodottino per il cellulare che si applica alla parte appunto dietro del cellulare per mantenerlo. Tra l'altro lo volevo acquistare perché trovo che sia molto comodo ed è con il logo di Look Fantastic. Bene, questa cosa mi piace, mi ci fa piacere, anche perché è un bel regalino da parte loro, perché no, ecco, ci piace, lo volevo, quindi va bene così. E io sono molto soddisfatta, ditemi che ne pensate, sono contenta di quello che ho trovato all'interno perché sono prodotti diversi, le creme ci fa piacere, finalmente non abbiamo trovato i soliti bagnoschiuma che dopo un po', ecco, anche no, quindi io direi soddisfatta, ci è piaciuta questa box, ditemi se volete appunto che vi faccia un aggiornamento sulla mia hair care routine, io ve lo farei volentieri, anche dei prodotti novità che sto provando, mi devo rimettere in carreggiata, ho un po' di video in arretrato da girare per voi e nulla, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia come sempre, vi mando un bacio e ci vediamo presto, ciao! Thank you.